ce lo ricordiamo, è il personaggio principale del cartone animato. La vedete, un'acconciatura molto curata. Un lavoro lungo un anno e un tuffo nel mondo magico di Walt Disney, che ha visto impegnati i ragazzi e le ragazze dei settori acconciatura ed estetica di Irigen Bassano, i loro insegnanti e le loro famiglie. Un lavoro di squadra che ha portato ad uno spettacolo straordinario, dove gli studenti e le studentesse hanno dato il meglio di sé, unendo competenza e fantasia, estro creativo a storie uniche ed immortali. 15 fiabe raccontate lungo la passerella dalle modelle truccate e acconciate dai loro compagni del terzo anno, tanta emozione ma soprattutto l'orgoglio dei ragazzi per essersi impegnati fino in fondo, dall'altro dei genitori nel vedere i risultati raggiunti dai loro figli e dalle loro figlie grazie al lavoro di tutor, docenti e dirigente scolastico. Scelti quindi 15 cartoni animati fra i più popolari per portare sulla passerella acconciature e trucco e 3 premi speciali. I primi 2 sono stati assegnati dai rappresentanti presenti della ditta Cao Italy, che ha collaborato con l'Istituto Benessere Irigen Bassano per la prima volta entrando nella scuola tenendo lezioni pratiche dopo aver aperto agli studenti le porte della sede aziendale di Milano. I ragazzi sono stati scelti perché quest'anno abbiamo fatto degli interventi a scuola, sono anche venuti nella nostra Accademia di Milano e l'obiettivo è quello di farli giocare immediatamente in Serie A. Sostanzialmente i ragazzi si troveranno nella stessa sala per 6 giornate di formazione colore con parrucchieri a tutti gli effetti titolari che hanno già saloni in mano, quindi è un'ottima occasione per loro per sicuramente imparare e progredire nel mondo colore, ma anche conoscere qual è il mondo del lavoro. Tramite delle sessioni personalizzate cerchiamo di dare una connotazione più lavorativa, cerchiamo di fare in maniera che i ragazzi quando escono siano già pronti e siano già disponibili a essere utilizzati nella maniera corretta e che abbiano comunque le basi, le competenze che i saloni in questo momento richiedono. È sempre un'emozione, un orgoglio ricevere certi premi. Sono veramente orgogliosa di me e mi aiuterà nella mia crescita formativa sicuramente. E un unico grande sogno. Di aprirmi il mio salone e di fare veramente questo lavoro, perché è veramente il sogno che ho sempre voluto fare. Il secondo vincitore è Giovanni Peppin. Ringrazio Irigen e ringrazio Goldwell, che è l'azienda che ci ha permesso di fare questo incontro, questo corso, e ringrazio tutti i miei insegnanti. Anche a lui abbiamo posto la stessa domanda su quale sia il suo sogno nel cassetto. Sogno il meglio, quindi aggiornamenti sempre di più, perché è molto importante nel nostro lavoro. Ovviamente bisogna fare l'esame di abilitazione, quindi il quarto anno. Un altro premio è andato a Motti Paola e Chiara Bonato per l'impegno, la passione e la dedizione mostrati nelle ore extrascolastiche, nei backstage e nell'essere sempre pronti a collaborare. Commovente la lettera degli studenti dell'indirizzo estetica del corso operatore del benessere che finiscono di fatto il triennio come i colleghi del corso acconciatura. Vi ricorderemo per sempre, siete meravigliose, ci avete dato le basi per il nostro futuro lavorativo. Ora tocca a noi, vi promettiamo che ce la metteremo tutta per non tradire le vostre aspettative su di noi. Anche i ragazzi che hanno frequentato il corso di acconciatura hanno letto la loro lettera di fine percorso scolastico, una sorta di addio, seppur possano in maniera facoltativa frequentare un quarto anno. Non dimenticheremo mai questi 3 anni passati insieme. Riconosciamo che non è stato semplice da parte vostra tenerci uniti, facendoci conciliare così tanti caratteri e personalità differenti. Vi ringraziamo dunque per aver fatto sempre prevalere l'obiettivo che ci accomunava, ovvero diventare degli acconciatori professionisti. Vi ringraziamo per aver sempre preteso e voluto il meglio da noi, vostri studenti, perché questo ci ha permesso di superare difficoltà e paure. Grazie a questi ragazzi. I docenti non si sono lasciati sfuggire l'occasione per un saluto affettuoso. I vostri insegnanti tutti colgono quest'ultima occasione
per augurarvi un futuro appagante e brillante, ricco di tante soddisfazioni come quelle che abbiamo ricevuto vedendo quello che avete imparato in questi anni. Infine un ultimo messaggio: vogliatevi bene, coltivatevi come persone, cittadini e professionisti, seminate bene e raccogliete ancora meglio e sfruttate tutte le occasioni che la vita vorrà offrirvi. Un abbraccio, i vostri insegnanti. Insomma, tanta commozione per un cammino insieme che ha visto docenti e tutor diventare educatori a tutto tondo, non soltanto insegnando un mestiere con un alto grado di professionalità, ma anche seguendo i ragazzi con tanto amore. Anche la dirigente scolastica Caterina Bizzotto, nel suo intervento, ha avuto modo di ringraziare i genitori per la fiducia accordata a Irigen Bassano, con un ringraziamento ai docenti che, ha detto, si sono dedicati anima e corpo, a tutti gli allievi per il loro impegno, non trascurando le aziende che hanno apportato il loro know-how trasferendolo agli allievi. Un pomeriggio di grande emozione e pathos. Un'emozione grande, grande. No, sono proprio contenta, contenta, veramente, ha scelto la scuola giusta. Ha scelto la scuola giusta e soprattutto vedere proprio che è stato messo a frutto tutto il lavoro di un anno. Un anno, il primo, quindi no, sono soddisfatta. E tu come l'hai vissuta? Ero molto emozionata, però è stato molto bello. Ecco, e metterti in contatto con le ragazze più grandi che ti hanno truccata, acconciata, com'è andata? Molto bene, sono molto disponibili e anche molto brave. Una ragazza, primo anno, estetica, no, bellissima, è stata Maleficent, quella bellissima, veramente. Era meravigliosa, tra l'altro. Bellissima, bellissima. Complimenti alla scuola, ai professori e a tutti, veramente. Le due corna che caratterizzano il personaggio di Malefica sono state realizzate, pensate, con i capelli stessi. È importantissimo il rapporto tra la scuola e i genitori, specialmente per questa età, bella e importante da tenere sotto controllo in continuazione. Non ho mai fatto una cosa del genere e è stato bello, anche perché è una nuova esperienza che abbiamo fatto, oltre a quella dell'anno scorso, e è stata una cosa nuova e molto innovativa anche. Puoi far vedere anche alla gente esterna cosa si insegna nella scuola e anche cosa abbiamo imparato. E Tutto materiale che si mette da parte per costruirti il tuo domani. Esatto, sì. Allora, lei è Eva, Olaf, destinata da Sofia e Silvia. E hanno creato questo volume importante con quella che si chiama piega pizzicata. È una grande soddisfazione, veramente. Siamo contentissimi di questa scuola e della gestione di tutto, veramente, dei professori. Veramente orgogliosi. Complimenti a tutti, veramente. È una emozione bellissima. Brava. E poi tu che vestivi i panni di questo pupazzo di neve simpaticissimo. Come ti è sembrata? Beh, all'inizio era un po'... Eri un po' agitata. Sì, ma dopo, vedendo anche le altre, mi sono tranquillizzata. Da papà, che emozione ha provato? L'emozione che prova un papà è quando vede la figlia su questo ambiente, insomma, praticamente. Tutto bene, bellissima, ma è un'emozione forte, che la sente, che si sente. Sono bellissimi. Bella, Benedetta, acconciata da gioia che ha realizzato questo. La scuola è ottima, i professori anche, un'equipe fantastica per il mondo del lavoro di questi ragazzi.
Senta, vederli questa sera, portare a voi tutto il lavoro fatto durante quest'anno, come sta? Un'emozione grandissima, non ci sono parole, veramente. Tutti quanti i ragazzi indistintamente ci hanno messo l'anima, hanno lavorato, che dire, sono stati spettacolari, veramente. La cosa particolare è che sì, tanta tensione, ci sta tutto, sì. Però tutti col sorriso. Quello sì, nel nostro lavoro, perché anch'io sono una conciatrice, non deve mai mancare. È la prima cosa in assoluto e questi ragazzi ce l'avevano oggi. È una realtà che spaventa un po', una poesia. Beh, allora intanto mi sono molto divertito, cioè fin da stamattina le prove, tutto quanto, e poi siamo in compagnia, quindi ci siamo divertiti. È stato un bell'anno questo. Sì. Per me sì. Rispetto agli anni passati che ho fatto in altra scuola, qua ho trovato dei compagni di classe simpatici, i professori anche. Finito quest'anno e sono felicissima perché è diventata quello che lei avrebbe voluto diventare. E un ringraziamento va tantissimo ai professori, ma anche alle tutor che ci sono state vicino sempre per qualsiasi esigenza. È stata reciproca la cosa, ma loro, questa è una scuola speciale che io consiglierei a chiunque voglia fare un percorso diverso. E poi vabbè, c'è proprio l'esploa con questa sfilata. Sì, esatto, sono orgogliosissima anche di quello che è diventata lei. Thank you.